Perfetto, eccoci qua. Dunque, grazie molte, buona giornata a tutti, benvenuti a questa presentazione di questo primo grande appuntamento del centenario dedicato a Fabio Zanzotto. Sono Paolo Verri, sono il presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita, centenario che culminerà, come tutti ben sanno, con la inaugurazione dell'allestimento della Casa Paterna che arriverà proprio nel giorno Natale di Andrea Zanzotto, cioè il 10 ottobre 2021. Abbiamo molti ospiti che ringrazio, istituzioni, sponsor. Avremo fra poco, ci raggiungerà anche Lucilla Giagnoni che aprirà questa 4 giorni davvero molto densa di attività. Io voglio intanto ringraziare il sindaco, ringraziare il presidente Zaia, ringraziare l'assessore Corazzari, ringraziare gli sponsor a partire dal consorzio del Prosecco. Vedo il presidente Nardi, vi do il benvenuto. Ringraziare Banca Prealpi con il suo vicepresidente Flavio Salvador, ringraziare ovviamente la Camera di Commercio che è rappresentata qui dal dottor Chiozzo e molti altri che interverranno. Proprio a breve introduzione, noi avremmo voluto che tutto questo accadesse il 21 marzo, ma il 21 marzo era una data evidentemente ancora molto complicata per la pandemia. Devo intanto, come cittadino, sono stato recentemente vaccinato domenica scorsa, ringraziare tutti i governatori, tutto lo Stato italiano che in così breve tempo, da un certo punto in avanti, effettivamente siamo riusciti a ribaltare una situazione che ancora in primissima primavera sembrava davvero molto complicata. E quindi ci prendiamo carico, e questo credo che lo dirà anche il nostro sindaco Stefano Soldan, proprio di aprire la stagione culturale del Veneto e aprire in qualche misura la stagione culturale italiana con questo appuntamento dedicato al più importante poeta italiano del secondo Novecento. Lo facciamo a partire da Dante Alighieri, con il quale Zanzotto aveva straordinaria consuetudine di lettura, di vocabolo e anche di sguardo così olistico al mondo. E lo facciamo subito dopo il 2 giugno, proprio perché la festa della Repubblica sia in qualche misura una festa che poi diventa una festa dei territori. Fra poco entrerò nel dettaglio del programma, che appunto comincerà il 3 sera e andrà avanti fino al 6, la domenica 6 all'ora di pranzo. Ma prima di entrare in questo dettaglio, do subito la parola e lo ringrazio davvero per tutta la straordinaria collaborazione. Ci è stato d'aiuto, c'è stato un momento in cui dicevamo forse dobbiamo rimandare di nuovo. Lui ci ha invece tenuto calmi e buoni e lo ringraziamo davvero, il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldana. A te, Stefano, la parola, davvero grazie e davvero benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti, un grazie particolare a te Paolo per il coordinamento e per il lavoro che tu e tutti i tuoi collaboratori state svolgendo a favore non solo della comunità di Pieve di Soligo, ma per la nazione intera. Questo è un programma che è partito e finalmente avrà la sua inaugurazione con il 3 giugno, un programma articolato che si svilupperà non solo in quest'anno, ma anche nel prossimo. Non è stato semplice perché veramente, come avete perso un po' d'animo voi, lo avevamo perso anche noi a causa della pandemia, ma credo che sia tipico di noi veneti non scoraggiarci da questo punto di vista. E ringrazio in maniera particolare la Regione Veneto per il tramite dell'assessore Corazzari, che saluto cordialmente e lo ringrazio per essere qui oggi, per essere stata anzitutto il perno e la base su cui tutto si è potuto costruire e generare. Oltre alla Regione, alle istituzioni, vedo Camera di Commercio, devo ringraziare anche la provincia di Treviso. Ci sono poi un'infinità di persone, ma oggi ne conosciamo una parte, che sono i partner più vicini a questo centenario, senza i quali noi non saremmo riusciti a partire. Quindi ringrazio la Banca Prealpi San Biagio, ringrazio il Consorzio Conegliano Valdobbiadene e Prosecco Superiore, ringrazio il gruppo Euromobil, ringrazio il
presidente e la cantina Colli del Soligo, che sono quattro dei protagonisti che ci sono stati vicini fin da subito, insieme a tutti gli altri partner che impareremo a conoscere nelle prossime conferenze stampa. Quindi un grazie di cuore, perché la cultura si fa anche attraverso il supporto concreto ed economico, quindi siete stati fondamentali. Sono orgoglioso che si parta e auspico veramente che sia un modo per liberarci da questo anno e mezzo di pandemia, da tantissime situazioni che hanno toccato profondamente la psicologia e anche il lavoro e il portafoglio delle persone. Abbiamo una situazione nel nostro territorio fortunatamente positiva. Credo che questo avvio di questi 4 giorni di cultura, di confronto, di passeggiate, di quant'altro possa essere veramente un viatico per la rinascita. Quindi grazie a tutti nelle diverse forme con cui avete contribuito per realizzare questo sogno, questo progetto, e grazie soprattutto ad Andrea Zanzotto. Grazie Stefano, oltre a ringraziare il poeta, ringrazio anche i suoi figli. Fabio, che mi ha chiesto, dandomi questo grande onore, facendomi un po' tornare a occuparmi di libri. Io sono stato editore, direttore del Salone del Libro di Torino e direttore dell'Associazione Italiana Editori. Ho lanciato la trasmissione Per un pugno di libri e poi, dopo 10 anni di tantissime attività di promozione del libro, sono passato più agli eventi culturali e oggi mi occupo di eventi. Sono, tra l'altro, vi parlo da bellissima giornata qui da Genova, collaboro con il sindaco Marco Bucci per un grande evento che si terrà qui a Genova nel 2023. Non solo Pieve di Soligo è l'epicentro naturale del centenario Zanzotto, non è ovvio che dovevamo partire da lì, ma avremo tantissime attività a Treviso, tantissime attività a Padova, ed è stata inaugurata alla Fondazione Querini Stampaglia 10 giorni fa, ringrazio la Fondazione, ringrazio Andrea Cortellesa che ha curato questa esposizione, una bellissima mostra di maioliche poetanti di Zanzotto associate a delle immagini di Luigi Ghiri, uno dei più importanti fotografi del nostro Novecento. Quindi tutta la regione Veneto si sta mobilitando, mi sembra uno straordinario viatico per un anno di cultura, c'è tanta promozione sulla regione Veneto in questi giorni in tutti i principali quotidiani italiani con tutte le sue bellezze, ma credo che Zanzotto tocchi un aspetto anche importante, quello della riflessione non soltanto sul nostro passato e sul nostro presente, ma anche una riflessione sul futuro e su questa visione di futuro di un grandissimo Veneto che guardava, come dicevamo, molto a nord, che era aperto con la sua cultura alla Germania, all'Austria, ai paesi nordici, che do la parola all'assessore alla cultura della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, ancora ringraziandolo per tutta la collaborazione e tutta la disponibilità sua e dei suoi uffici. Benvenuto. Grazie Presidente, per me è sicuramente un grande piacere portare, oltre a un saluto personale, il saluto del Presidente Luca Zaia e della Regione del Veneto. Per noi sicuramente un impegno convinto nel sostenere questa iniziativa e nel complimentarmi anche con tutti gli organizzatori del Comitato per la grande determinazione con cui hanno voluto portare avanti, nonostante le difficoltà organizzative della contingenza, questo evento che per noi è molto importante. È importante per sicuramente valorizzare la figura di quello che è stato uno dei più grandi poeti del secondo Novecento, un cantore del nostro territorio, del nostro paesaggio, e altresì, devo dire, uno dei massimi esponenti di quello che è un aspetto identitario della regione del Veneto, del popolo veneto, ragione per cui noi non possiamo che sostenere un'iniziativa come questa, che tra l'altro, come dicevi, si collega a delle tematiche veramente di grande attualità. Veniamo da un anno in cui abbiamo avuto lo scorso anno l'importante riconoscimento dell'UNESCO, della titolarità come patrimonio mondiale dell'umanità delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Questo per noi quindi è anche un
l'esito di un lavoro che andava avanti da molti anni e che per noi rappresenta un forte investimento nel concetto di un paesaggio, di una valorizzazione di un territorio che proprio in quella che è l'interazione tra l'uomo e le sue attività tradizionali ed un ambiente naturale unico e per bellezza e varietà può trovare oggi un grande motore di promozione non solo turistica ma anche di miglioramento della qualità della vita e di un concetto di sviluppo sostenibile che sentiamo più volte enunciare tra gli obiettivi delle politiche europee, nazionali e quindi a caduta anche territoriali. Devo dire che siamo come regione impegnati su questo fronte, naturalmente, perché abbiamo la consapevolezza della bellezza e della ricchezza del territorio in cui viviamo, della laboriosità delle nostre genti e di questa simbiosi, questa armonia che deve essere garantita da delle regole e da sicuramente un approccio corretto rispetto a quello che è un concetto di bellezza e di sviluppo. Oggi viviamo in una fase in cui queste tematiche rientrano nella quotidianità di tutti gli amministratori. Sappiamo bene come sia importante far sì che le scelte che oggi facciamo siano capaci poi di trasmettere anche alle generazioni future quelli che sono i valori del paesaggio, della cura del territorio e dello sviluppo sostenibile. Ragione per cui noi come regione siamo impegnati nella stesura di un lavoro che anche questo da molti anni portiamo avanti, quello del nuovo piano paesaggistico che mi auguro nell'ambito di questa legislatura possa finalmente trovare compimento grazie a una stretta collaborazione con le sovrintendenze e con il Ministero, e siamo anche attenti su tematiche come per esempio quella sulle energie rinnovabili che devono essere gestite con oculatezza affinché non abbiano degli impatti e delle ricadute pesanti sul territorio. Lo stesso dicasi su altri settori della nostra attività tradizionali come quelle dell'agricoltura che hanno sempre maggiore bisogno di avere un'attenzione rispetto alla sensibilità sempre più presente dei cittadini nei confronti del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. Devo dire che il sistema Veneto sta dando risposte molto positive in questo senso, stanno maturando consapevolezze nuove, sta maturando anche una nuova filosofia di approccio rispetto a quello che è una grande vitalità imprenditoriale che c'è sul nostro territorio grazie a, diciamo, una vocazione delle genti venete in questa direzione, ma che non dimentica tematiche importanti come quelle della tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ecco, quindi in questa direzione noi vogliamo confermare un impegno che deve essere fondamentalmente di carattere culturale, e pensiamo che la cultura sia un collante che tutto unisce in questa direzione, ma un impegno che poi si va a dipanare sui più vari settori di attività e di intervento che occupano la regione. Quindi una lezione che Zanzotto ci ha dato nel passato e di cui dovremo fare fortemente tesoro anche per il futuro. Grazie Assessore, non a caso proprio su invito del figlio Fabio abbiamo lavorato tantissimo a costruire percorsi a piedi, percorsi in bici, percorsi in cui anche scattare fotografie e rilanciare questo tema del paesaggio come bene principale dell'umanità. Per esempio la nostra pagina Instagram, vedrete proprio come ogni giorno, ogni due giorni è associato un piccolissimo sguardo sul meraviglioso paesaggio veneto associato sempre a due o tre versi del poeta che stiamo festeggiando per il centenario. Allora io intanto ringrazio e ci ha raggiunto Lucilla Giagnoni che aprirà proprio questa quattro giorni. Vorrei raccontarvela brevemente per poi passare ai commenti di tutti i diversi partner del territorio a partire dal sistema camerale della Camera di Commercio che ringrazio. Come abbiamo cercato di dire fin dall'inizio, sarà veramente un viaggio nella poesia, diciamo così, dall'inizio della poesia italiana. Quindi proprio Lucilla leggerà Dante, un viaggio nella lettera A, in A come amore, ma fra poco ce ne parlerà proprio Lucilla. Questo sarà giovedì 3 giugno alle ore 18:30 all'Auditorium Battistella Moccia. Venerdì 4 giugno a partire dalle 16, proprio come vi dicevo poco fa,
comincerà un percorso poetico a piedi sulle tracce della poesia e della vita di Andrea Zanzotto, realizzato in collaborazione con il Comitato Pro Loco Umpli Veneto e la Società Università degli Adulti di Pieve di Soligo, che ringrazio. Ha collaborato alla realizzazione di questo percorso un giovane talento della narrazione del territorio, Fabio Dalpan, diplomato alla scuola Holden, impegnato in questi giorni nel Giro d'Italia, di cui racconta ogni tappa. Poi alle 18 ci trasferiremo nella corte di Villa Vendri, in uno spazio meraviglioso dove Andrea Coltellessa, che ha appena mandato in pubblicazione un nuovo importante testo critico su tutta la vita e l'opera di Zanzotto, insieme al curatore dell'opera di Zanzotto presso Mondadori, Stefano Dal Bianco, e insieme a quattro poeti, Luciano Cecchinelli, Gianmario Villalta, Tiziano Scarpa e Silvia Bre, leggeranno. Sarà dopo la serata Dante, ci sarà veramente una serata Zanzotto tutta dedicata al poeta. Di qui partiremo per un sabato invece ricchissimo di viaggi nella poesia. Dopo il fondatore della lingua italiana, dopo il nostro poeta, due narratori, due poeti contemporanei di grandissimo valore, Gianluca Caporaso e Gianluca Favetto, attraverseranno la poesia per bambini e la poesia per adulti. Gianluca Caporaso ha appena pubblicato un libro di filastrocche proprio nell'anno di Rodari, di straordinario successo, recensito in tutti i principali quotidiani italiani. Gianluca Favetto, noto soprattutto per una grande rubrica radiofonica su Radio 2, Storie, racconterà delle storie di poesia e saranno in contemporanea a Villa Brandolini. Di lì a piedi lungo il Soligo rientreremo poi verso le 12:30 nel cuore della città avremo poi alle 16 di nuovo a Villa Vendri un dialogo fra Gianluca Favetto e Marco Martinelli. Marco Martinelli è uno dei più importanti registi italiani, fondatore del Teatro delle Albe, ci farà tornare a Dante, a cui ha dedicato un libro proprio sulla passione di Dante di suo padre, e Marco ha appena concluso la trilogia Inferno, Purgatorio, Paradiso per Ravenna Teatro in occasione del centenario della morte di del settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Poi avremo ospiti un grande editore, l'editore erede della tradizione di Vanishaiville, Roberto Cicala, che ha conosciuto Andrea Zanzotto nel 2009, ha pubblicato una collana straordinaria di poesia reputata a livello internazionale, tra l'altro ha esordito questa collana di poesia con un altro importante personaggio del territorio, padre Davide Maria Turoldo, che poi ricorderemo la domenica mattina. Saremo poi alle 18:30 nell'auditorium della biblioteca con Antonella Bukovac, una autrice bilingue di confine fra i territori italiani e i territori della Slovenia. E concluderemo la giornata con un concerto bellissimo dedicato a uno dei più importanti narratori del Novecento, Luis Sepúlveda, con un concerto di Ginevra Di Marco, una delle più importanti voci della musica italiana. La mattina 6 giugno concluderemo questi 4 giorni con un incontro in versi proprio fra Zanzotto e Turoldo nel ricordo di Roberto Cicala, e poi ci inforcheremo la bici per un percorso di circa 20 chilometri, una passeggiata ciclo amatoriale. Si raggiungerà Follina percorrendo tutti i luoghi cari a Zanzotto, e alle 12 torneremo a Pieve, dove avremo ospiti forse il più importante e famoso poeta del paesaggio italiano contemporaneo, Franco Arminio, noto come paesologo, che ha intrattenuto con
Andrea Zanzotto una lunga corrispondenza fra gli anni 80 e 90. Quindi direi un vero e proprio festival, se possiamo così dire, che apre con Lucilla, che ringrazio per averci raggiunto, ringrazio anche perché aveva, come tutti quelli che si occupano di teatro, di spettacolo dal vivo, in questo momento c'è un'esplosione di richieste. Noi avevamo bloccato una data a marzo che abbiamo rimandato, abbiamo quasi avuto, quasi disperavamo di avere Lucilla perché sarà poi ad Aosta, se non sbaglio, il sabato 5, e quindi però siamo riusciti veramente, scusami, sabato il 4 e 5, siamo riusciti però ad averla con noi per aprire tutto proprio giovedì 3. Lucilla è reduce dalla lettura di tutti i 100 canti per la televisione italiana, è andata in onda su Rai 5, credo un'esperienza straordinaria che l'ha fatta diventare veramente molto nota al pubblico appassionato di poesia, almeno quanto era già nota per noi che amiamo il teatro, il suo teatro. Quindi Lucilla, benvenuta, a te la parola per raccontare che cosa a Pieve di Soligo il giovedì nel nome di Dante, e una parola bellissima che comincia per A, che è amore. Benvenuta, a te la parola. Sì, grazie di aver fatto anche lo sforzo di avermi inserita, perché appunto con le difficoltà. E fra l'altro io vengo adesso, in questo momento, ad aver finito un altro Zoom con una scuola media, con 400 ragazzi media, a parlare di poesia e di Dante. Quindi, ma io non sono esperta di Zanzotto, per cui sono contenta di poter venire con quello di cui sono un pochino più, come dire, pratica. Però ho visto che Zanzotto ha chiamato Dante, quando gli hanno chiesto qual era il suo riferimento, il suo primo fabbro. Quindi ha come punto di partenza Zanzotto proprio Dante, e oltretutto ho visto che ha fatto delle ricerche linguistiche, fonetiche intorno alla Divina Commedia, che sono assolutamente quelle che sto seguendo io, quindi è stata un'illuminazione, è stato anche un dono bellissimo farmi cercare in questa linea. Allora, la poesia secondo me, per tutti siamo adesso qui seduti a questo tavolo, è qualcosa di più di quello in cui l'abbiamo sempre relegata, cioè come un momento della liberazione dell'anima quando dopo si è fatto tutto il resto. Cioè in un mondo così complesso, dove le competenze specifiche stanno diventando, ci stanno indirizzando a una settorializzazione dei saperi e forse ci stanno trasformando in homo cyborg, ecco, la poesia è quel gesto, quella visione della mente unita all'anima, che fa della nostra umanità un intero e che può servire a industriali nelle loro progettazioni industriali, a politici nelle loro visionarietà politiche, cioè può servire al mondo, cioè, anzi serve. Dobbiamo educare i nostri ragazzi, abbiamo passato mesi a fare monobanchi a scuola, se li tenevamo a fare poesia per 15 giorni mentre aspettavamo di capire come funzionava, davamo loro uno strumento di libertà incredibile. E questo Dante ce lo insegna, e ce lo insegna con quel gesto finale della Vergine Madre, l'ultimo canto della Divina Commedia, in cui mette insieme l'impossibile. In una sintesi teologica che ci vogliono volumi di teologia per dirli, Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta, a dire che il compimento dell'essere umano è fare questo impossibile. Quando le sfide politiche, le sfide del nostro stare al mondo diventano come quelle che stiamo vivendo adesso, dobbiamo veramente immaginare l'inimmaginabile e quindi unire, dare armonia agli opposti. Questo la poesia lo fa di prassi. Quindi fare Dante in televisione è stato portare un po' questo messaggio, è stato accendere una luce ogni giorno. Io ho fatto questo percorso in realtà nel precedente lockdown, quello duro e crudo, quando non si poteva uscire a 200 metri da casa, sono direttrice di un teatro a Novara, e allora la mia battaglia, è Dante che mi ha ispirato, perché sono 30 anni che lavoro intorno alla Divina Commedia, è andare tutti i giorni nel mio teatro chiuso con una delega del sindaco, che permetteva a me, mia figlia e mio marito, perché
si poteva lavorare solo fra congiunti, queste cose le racconterò anche quella sera, ogni giorno a recitare un canto alla Divina Commedia. Devo confessare che pensavo di farne una decina, 15, poi si sperava che si riaprisse tutto, e la chiusura dei teatri è durata esattamente 100 giorni, cioè come sono i canti della Divina Commedia. Quindi giorno per giorno ho attraversato, interpretato la Divina Commedia, sono la prima donna al mondo a averlo fatto integralmente in video, poi l'altro uomo che ha fatto questo, ma non sono primati da chissà che cosa, insomma l'ha fatto Sermonti tanti anni fa, ma non c'è stata mai questa operazione monumentale dell'interpretazione in video. La RAI poi se n'è accorta ed è diventato un accompagnamento di quest'anno. Quindi vi ringrazio di essere lì e accanto a Zanzotto. Grazie tantissimo Lucilla, tu ci porterai dall'inferno al paradiso nel nome dell'amore, ci farai vedere come anche alcune scene drammaticissime dell'amore, per esempio del padre per i figli, diventano passione e compassione e quindi ci fanno sublimare. E devo dire che ovviamente nella poesia di Zanzotto, dalla beltà a dietro il paesaggio, tutte queste cose veramente hanno tratto non soltanto ispirazione e giovamento, ma sono diventate qualcosa che ci ha portato dentro il contemporaneo. Ecco, questa cosa è così significativa e per me lo devo dire con grande gioia che tutto il territorio si sta raccogliendo nel nome di Zanzotto. Non è facile, è più facile farlo per un grande pittore, è più facile farlo per un grande sportivo. Adesso penso a una delle mie grandi passioni, a Coppi, no? Ma farlo in nome di un poeta vuol dire che quel poeta veramente ha intriso della sua persona tutto quel territorio. Quindi io vorrei ringraziare, oltre alla Regione Veneto, la provincia di Treviso, davvero, lo dico subito, la Camera di Commercio, la Fondazione Casa Paterna, il Comitato Pro Loco Umpli Veneto che ho già citato, la Società Università di Adulti di Pieve di Soligo e i tantissimi privati che ci stanno dando una mano e che il sindaco ha messo tutti insieme. Parlo dal fondo, dai più piccoli, Loran, la latteria di Soligo, il Duca di Dolle, la cantina Colli di Soligo che ci sarà già protagonista in questi giorni, Bocon, BMRT, Asco Piave, Fondazione Cassamarca. Ma tre in particolare ci stanno dando una mano in questi giorni, che sono il Consorzio di Tutela del Valdobbiana e di OCG, il Gruppo Euromobile e la Banca Prealpi. Faccio intervenire subito il dottor Tiozzi, in rappresentanza della Camera di Commercio di Treviso, per raccontare l'importanza per tutto il territorio del poeta e poi passo la parola ai nostri mecenati che veramente ci consentono di portare la poesia e diffonderla, e, dato che saremo anche in diretta in questo modo tutti i giorni, non soltanto sul territorio ma in tutta Italia. Dottor Tiozzi, a lei la parola e benvenuto. Grazie, e vi porto il saluto anche del Presidente Pozza, che è in contemporanea con un'altra iniziativa che stiamo facendo e presentando oggi alla stampa. Ecco, io vi ringrazio per l'invito e ovviamente quando il Sindaco è venuto a presentare in Camera di Commercio questo progetto di ricordare un personaggio così illustre come Andrea Zanzotto nel nostro territorio, la Camera ha aderito subito, Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Dico questo perché i legami anche con la provincia bellunese sono importantissimi. Contemporaneamente il prossimo anno avremo il centenario, i 50 anni di Dino Buzzardi, quindi è una bella similitudine, anche se un po' anteriore il personaggio. Ecco, a me preme sottolineare una cosa soltanto, insomma, cioè io leggendo anche un pochino di questo autore mi sono accorto che oggi è veramente un autore di grande attualità. Penso che lui è stato veramente il poeta della rinascita, dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale, come l'ha vissuto lui, come l'ha vissuto anche da emigrante, da quando in Svizzera, eccetera. Cioè è un personaggio di grande attualità oggi e quindi mi preme sottolineare questo aspetto, cioè di come possiamo porre Andrea Zanzotto alle nuove generazioni con questo messaggio di rinascita, di bello che lui ha saputo creare, come diceva prima anche la signora Giannoni. Ecco, e per questo la Camera di Commercio di Treviso e Belluno, che ha come motto bellezza ed impresa, si è inserita in questa iniziativa, ecco, sostenendola oggi, sostenendola anche per tutto quest'anno. Ricordo che è in buona compagnia Andrea Zanzotto, perché nel 2022 ci sarà un suo compagno che si chiama Pierpaolo Pasolini, 2023 Andrea Testori,
Nel 2021 ancora Mario Rigoni Stern, un altro personaggio della terra veneta, per non parlare poi altri autori importanti che noi abbiamo, quindi questa terra così ricca di persone che oggi però hanno sto ruolo di fronte alla rinascita di una guerra che non si è ancora conclusa, che è quella della pandemia, di poter riporre al centro il senso della vita, il senso delle cose e la bellezza che salverà il mondo, come un grande autore ci insegna. Ecco, questo è un po' il senso del coinvolgimento del territorio e della Camera di Commercio per quanto riguarda il significato delle imprese. Un ultimo aneddoto che racconto, che lo dico perché magari può interessare alla signora Giannioni. Noi abbiamo, al di là del passo della Muda, dopo Pieve di Sorigo verso Belluno, un manoscritto, uno dei pochi manoscritti della Divina Commedia di Dante, che contiene un ultimo canto scritto da, e lei lo sa, vedo che annuisce, lo sa, scritto dal figlio di Dante in onore di Dante. Ecco, è una cosa commovente di come lui parla di suo padre, di come lui parla di suo padre. Ecco, quindi è una terra ricca, ed è una terra che oggi va posta all'attenzione non solo del paese, nazionale, eccetera, ma speriamo anche di ritornare a quei livelli di competitività nel mondo che il Veneto ha, insomma, attraverso i suoi uomini, attraverso i suoi personaggi più caratteristici, tra cui quello di Andrea Zanzotto, per la bellezza che lui ci descrive. Vi ringrazio. Ringrazio lei anche perché mi ha facilitato nel compito di ricordare veramente tantissimi personaggi. Il 21 marzo, insieme a Gianluca Favetto e a Marco Paolini, compagni di strada di Lucilla Giannioni, diverse esperienze teatrali, poetiche, cinematografiche, drammaturgiche, eccetera, eccetera. Abbiamo ricordato appunto proprio Andrea Zanzotto con Arrigoni Stern. Mi scuso per non essere stato appropriato, e lei ha fatto benissimo a integrare il mio errore. Del tutto veniale, evidentemente, diciamo così, della Camera di Commercio Treviso e Belluno, perché questi due grandi territori, la Marca e l'Altopiano, evidentemente esprimono un paesaggio assolutamente unitario. Un paesaggio che è valore sociale, culturale ed economico, che oggi è rappresentato qui da tanti imprenditori. Io ringrazio moltissimo il presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene del Prosecco di OCG, Innocente Nardi, e gli do la parola, attendendo di conoscerci finalmente di persona nei primi giorni di giugno, e di collaborare veramente intensamente per questo bellissimo anno di promozione del territorio e degli elementi precipui culturali che lo contraddistinguono. Presidente, benvenuto e davvero grazie per la collaborazione a nome di Fabio Zanzotto, di Giovanni, di tutta la famiglia e di tutti i componenti del Comitato Nazionale per il Centenario. Buongiorno anche da parte mia, a nome di tutti i produttori del Conegliano Valdobbiadene Prosecco. Credo sia un orgoglio per il nostro territorio e per il nostro consorzio contribuire a questa iniziativa. È un'iniziativa di comunità, visto anche tutti quanti i presenti, sui quali dobbiamo essere consapevoli che il nostro compito è quello di implementare la cultura di questa comunità stessa, di questo territorio, rispetto ovviamente a due elementi fondamentali che Zanzotto ci ha lasciato in eredità. Innanzitutto l'amore per il paesaggio, il rispetto e la implementazione della cultura della valorizzazione del paesaggio. Credo sia un aspetto importante, soprattutto alla luce anche del riconoscimento UNESCO. Mi permetto poi di sottolineare un altro aspetto fondamentale per noi, in modo particolare viticoltori, produttori del Conegliano Valdobbiadene, il rapporto tra uomo e natura. Lui lo ha conosciuto molto bene, lo ha descritto molto bene, lo ha apprezzato e ha colto quello che è l'aspetto, chiamiamolo eroico, senza ovviamente evocare concetti molto importanti di eroicità,
Però credo che questo aspetto di impegno, passione, dedizione, sacrificio in questo territorio merita di essere conosciuto e apprezzato e valorizzato. Deve sostanzialmente coinvolgere tutta la comunità nell'implementare proprio questa cultura della sostenibilità, della valorizzazione del paesaggio e del rispetto. Ripeto che sono elementi fondamentali e credo che il consorzio non possa che contribuire affinché questi elementi, questi concetti vengano diffusi a livello locale e a livello nazionale, proprio perché crediamo che il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore debba essere sempre più percepito come prodotto culturale. In questo aspetto noi diamo il nostro massimo impegno e siamo a disposizione per la comunità. Grazie. Grazie molte, grazie tantissimo. Devo dire che appunto il lavoro straordinario svolto da anche molti amici presso la sede UNESCO di Parigi e presso i distaccamenti di Roma e Venezia ha poi progressivamente fatto capire come il paesaggio costruito non sia soltanto il paesaggio, diciamo così, della parte fisica della costruzione, ma proprio della manutenzione e della qualificazione costante della natura, anche proprio per un'integrazione fra la natura e il paesaggio naturale, che poi è un paesaggio sempre molto molto umanizzato, e il paesaggio invece dell'Homo Faber. Ha citato Lucilla il tema del primo fabbro e credo che questo tema vada benissimo per introdurre Luigi Locchetta del gruppo Euromobile, un gruppo che fa del design, dello stile, dell'utilizzo dei, diciamo così, dei materiali una cosa eccezionale di qualità. Quindi lo ringrazio perché insomma, insieme al paesaggio, alla poesia, il tema dello stile, del design sono veramente il meglio che l'Italia sa esprimere. Vorrei anche dire con una battuta che se il vino, diciamo così, è l'origine con Dioniso della poesia, la casa con Apollo è poi il luogo dove si compenetrano le passioni e si fa diventare realtà e vita di tutti i giorni. Quindi in questa doppia sponsorizzazione ci sta anche un universo, diciamo così, è una visione del mondo di un certo. E dottor Lucchetta, benvenuto e la parola. Grazie. A nome dei fratelli Lucchetta, io sono il figlio, ringrazio innanzitutto il comune di Pieve di Solico che ci ha dato questa opportunità e piacere di sostenere degli eventi legati a un grande poeta come Andrea Zanzotto. Innanzitutto non solo per la sua grandezza da un punto di vista artistico, ma anche umano, perché ho avuto il piacere di parlare col poeta e quindi spesso i grandi artisti, perché i titolari del gruppo Euromobile sono dei sostenitori nel mondo dell'arte, in questi 40 anni oltre 500 mostre nel campo dell'arte. Quindi quando noi parliamo d'arte parliamo in un mondo diverso, un mondo che ci porta chiaramente a sognare e quindi fonte di ispirazione anche nel nostro campo, che è quello dell'arredo, del mobile. Ma innanzitutto è stato un piacere perché è un grande poeta, è un poeta che vive nel nostro territorio e un amico di famiglia. E quindi a nome dei fratelli sicuramente è stata una cosa positiva e diciamo la grande visione che ha avuto Andrea Zanzotto è quella di mettere al centro il paesaggio, la natura, perché la natura, l'ambiente è una fonte di ispirazione non solo dei poeti, ma oggigiorno sempre di più parliamo di sostenibilità, perché quando andiamo a progettare anche dei prodotti come il gruppo Euromobile fa nel mondo della casa, è quello di porre al centro l'uomo sì, ma l'ambiente, quindi la natura, perché è fonte di ispirazione ma fonte anche di rispetto per quello che ci circonda. Quindi è un grande piacere e ringrazio il comune di Pieve di Soligo e chi ha contribuito a tutto questo. Grazie molte, io veramente ribadisco la gioia di essere stato invitato da Fabio Zanzotto di fare questo tipo di attività, perché da appassionato di poesia italiana, il fatto di vedere non soltanto come la parola, ma proprio il magistero della persona
Zanzotto sia entrato così, diciamo così, connaturato nella vita di tutti, cioè era evidente, il poeta era molto presente sul suo territorio, dialogava e metteva, diciamo così, idee e proposte nei progetti della vita, non soltanto attraverso la sua scrittura, ma attraverso anche la sua presenza fisica. Tra l'altro l'abbiamo ricordato anche nel giorno del 25 aprile con una bellissima lettura di un suo testo molto importante, scritto nel 44, scritto nel 54, 10 anni dopo esatti, il giorno in cui Pieve fu distrutta dal fuoco dei tedeschi, intitolato Fire, ed è stato molto emozionante. Siamo anche riusciti a farlo trasmettere, diciamo così, come ricordo del 25 aprile da Radio 3, che ringrazio Marino Sinibaldi come precedente direttore, l'attuale direttore e tutti i loro collaboratori, perché Rai Radio 3 sta dando veramente tantissima visibilità a tutte queste azioni che stiamo portando avanti, oltre a tutti i giornali locali, le televisioni, la TGR regionale che ci segue costantemente e che ringrazio. E colgo l'occasione di ringraziare anche l'Università di Venezia, Ca' Foscari, l'Università di Padova e la già citata Fondazione Quirino di Stampaglia, che ci stanno dando una grande mano dal punto di vista scientifico e che saranno protagoniste di un grande convegno internazionale nei giorni 8, 9, 10 ottobre, proprio in occasione della riapertura della casa paterna. Ma di questo vi daremo informazioni nelle prossimi appuntamenti. Io chiudo, direi che siamo stati molto perfetti nei tempi, 45 minuti, il tempo, come si dice, di una partita di calcio, si diceva quando eravamo piccoli e guardavamo 90° minuto. Chiudiamo con Flavio Salvador, vicepresidente di Banca Prealpi. Le banche hanno il compito straordinario di aiutare le nostre imprese, ma anche di tenere unito il tessuto culturale di un territorio. Quindi lo ringrazio di essere intervenuto, lo ringrazio per essere partner di questa iniziativa e ringrazio tutti voi. Innanzitutto vi metteremo a disposizione il programma che dalle 2 sarà disponibile sul sito andreazanzotto.it, se vorrete invitare evidentemente tutti i vostri colleghi, tutti i vostri dipendenti, tutti i vostri clienti, per farli venire a Pieve in questi 4 giorni. Tutto, non, mi sono dimenticato di dirlo, ma mi veniva normale neanche accennarlo, ma mi viene bene dirlo, è tutto totalmente gratuito e bisogna prenotarsi, perché visto che alcune attività sono nonostante tutto al chiuso, il Covid lo stiamo portando poco a poco fuori dalle nostre vite, ma dobbiamo essere ancora molto rispettosi nei comportamenti e quindi in alcuni luoghi abbiamo ancora soltanto il 50 e in alcuni il 30% di possibilità di avere persone a intervenire. Quindi seguiteci sul sito del comune di Pieve, comune.pievedisoligo.it e su andreazanzotto.it, e chiedo alla banca di cui è vicepresidente, Salvador, di fare maggior diffusione possibile dell'iniziativa, di aiutarci non soltanto a realizzarla ma anche a farla conoscere a tutti i vostri clienti e invitarli. Sarete evidentemente ospiti appunto in questo spazio, in questi spazi bellissimi, in queste 4 giornate. A lei la parola. Grazie dottor Verri, ancora un buongiorno a tutti. Io porto i saluti del presidente di Banca Prealpi San Biagio, Carlo Antiga, impegnato purtroppo, anzi per fortuna direi, invece, nel Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca, il gruppo al quale noi abbiamo aderito. Porto i saluti anche del nostro Consiglio di Amministrazione e della Direzione. Ecco, Banca Prealpi lancia continuamente messaggi di fiducia e di attenzione al territorio, e anche questo intervento è spinto a lanciare questo messaggio di fiducia. La spinta imprenditoriale è un fattore imprescindibile per la crescita economica. Parimenti riteniamo che ambiti quali la cultura, ma anche la scuola, lo sport, l'ambiente, siano dei driver complementari per avviare nuovamente le nostre comunità in direzione di un percorso di crescita duratura, equilibrata e sostenibile. La ricorrenza che celebra il centenario della nascita del grande poeta Zanzotto, portatore di un pensiero
che sottende una nuova modalità di vita per il rispetto verso la natura, per uno sviluppo sostenibile. Ecco, messaggi che sono stati anche recepiti dalla comunità bancaria europea con l'emissione degli ESG. Ecco, questa rappresenta per noi un'occasione doverosa di intervento per la portata culturale dell'evento in sé, per le ricadute positive che può avere per tutto il nostro territorio, per l'opportunità di compiere un'azione di divulgazione culturale attraverso, in particolare, lo cito, il docufilm che in particolare noi abbiamo sostenuto in maniera proprio specifica verso i più variati pubblici al quale è indirizzato. Non mancheremo, come lei ha detto, di pubblicizzare per quanto ci è possibile attraverso i nostri canali queste iniziative. Ecco, Banca Prealpi, tengo a sottolineare questo, si appresta a varare un piano di interventi sul territorio di oltre 2 milioni e 200 mila euro, finalizzato appunto a sostenere la ripresa delle attività culturali, dello sport, della socialità, che purtroppo in questo anno di pandemia hanno subito dei forti contraccolpi. Ecco, siamo impegnati su tutto questo fronte, su tutto il territorio che noi andiamo a avere influenza, quindi partiamo dalla nostra zona di Treviso, al Veneto orientale e alla zona di Estri, nonché al litorale veneziano. Ecco, con le nostre 62 filiali siamo in prima linea a sostenere il territorio. Grazie davvero, ha fatto benissimo a ricordare il docufilm che si intitolerà Logos Zanzotto di Denis Brotto. Si sta ultimando la produzione, stiamo anche cercando di capire tutti insieme come potrà magari essere presentato in anteprima al Festival di Cinema di Venezia. Sicuramente sarà pronto e trasmesso in occasione del convegno dell'8-10 dicembre, introdotto da Goffredo Fofi, uno dei grandi studiosi e interpreti del cinema italiano contemporaneo. Io vorrei chiudere ringraziando, se posso, nel nome di quella ultima terzina dantesca citata da Lucio Giagnoni, le tantissime donne importantissime che hanno collaborato, senza le quali tutto questo, come al solito, non sarebbe stato possibile, in particolare il vice sindaco e assessore alla cultura di Pieve di Sulico, Luisa Cigagna, che per noi è stato un supporto e lo è, perché ci hai fatto scoprire i luoghi, messo in sintonia con tutta una serie di attività. Vorrei ringraziare anche le persone che collaborano al centenario, non solo per il tramite di Fabio Zanzotto, Cecilia Bergamaschi e Silvia Bianco. Silvia in particolare è il nostro ufficio stampa, quindi a tutti i colleghi giornalisti, già la conosco, è ben nota nell'ambiente, come si dice, segue da molti anni per esempio la grande invasione di Ivrea, in questo momento è l'ufficio stampa della DEI, cioè dell'associazione degli editori indipendenti, che tutti i giovedì si occupano di promuovere la lettura, e non un caso è una proposta di Silvia, che ringrazio, che la lettura dantesca commentata di Lucilla rientrerà quel giovedì proprio come l'evento principale del giovedì della lettura della DEI nella giornata del 3 di giugno. Ringrazio anche il collega Luca Begheldo, che si sta occupando di tutta la parte di promozione e di grafica, e rimaniamo ovviamente a disposizione per ogni informazione. Ancora un grazie al sindaco, un grazie all'assessore che ci ha fatto la cortesia di essere con noi fino al termine di questa conferenza stampa. Ci vediamo a Pieve il 3 di giugno nel nome della poesia e di Zanzotto. Buona giornata a tutti e buone letture. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Sì.